L'Italia è ricoperta di neve e noi facciamo tanti pupazzi! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Bentrovati in quest'angolo di Natale, tutto nostro, angolo di Natale e di creatività. Infatti oggi ho pensato di creare con voi i classici pupazzi di neve, quelli che vendono nei negozi già belli e fatti a prezzi pazzeschi. Non si possono guardare 10-15 euro un pupazzo di neve che si fa veramente con pochi soldi. E allora, per la gioia dei vostri bimbi, oggi prendiamoli con noi, mettiamoli accanto e andiamo a costruire insieme, perché ci vuole anche l'aiuto del genitore per qualche passaggio, un bellissimo pupazzo di neve. Ed ecco il nostro tavolo stracolmo di materiale per fare una cosa che ci divertirà veramente un sacco, a noi e ai nostri piccolini. Cominciamo con le colle, l'immancabile Vinaville e l'immancabile colla a caldo con relativa stecca. Quindi come utensili ci servirà, per chi lo ha, ovviamente non compratelo per questo lavoretto, un taglia polistirolo che potrete sostituire tranquillamente con la lama di un tagliabalsa leggermente riscaldata, o anche no, insomma. Quindi due palline di polistirolo, io ne ho una del diametro di 5 cm e una del diametro di 10 cm. Non è importante la grandezza delle palline, fatelo grande quanto vi pare, l'importante è che una sia la metà esatta dell'altro come circonferenza, per una questione di proporzioni. Un pennello da combattimento, da battaglia, insomma, uno a cui non tenete tantissimo. Quindi un calzino vecchio, ricicliamo anche un calzino. Questo è un mio calzino spaiato, non trovo più l'altro, quindi lo userò per fare cappellino e sciarpetta del nostro pupazzo di neve. Poi della carta velluto ne serve veramente poca arancione. Io l'ho presa anche di quella adesiva, ma veramente ve ne serve una strisciolina da 2 cm e ci stiamo pure abbondantemente. Potete usare anche della semplicissima carta crespa arancione o anche della carta arancione o anche della carta bianca che potrete colorare arancione e quindi appiccicherete poi, vi dirò come. E poi se siete proprio rifiniti, della carta velluto di un qualsiasi colore, meglio o marrone o nera, perché ci servirà per rifinire la base del pupazzo, ma anche qui non è necessario come materiale, non ha uno scopo funzionale al lavoretto. Un paio di forbici, degli stuzzicadenti e uno spiedo di legno, due bastoncini che finiscano un po' così aperti, io li ho cercati che finissero a tre, diciamo così, in questa maniera, a simulare appunto le braccine del nostro pupazzo di neve, uno e due, così. Se andate in qualsiasi parco, ai piedi di ogni albero ci sono sempre dei rametti caduti, cercateli tra quelli. Ovviamente non vi mettete a disboscare i parchi delle vostre città, idem un rametto abbastanza lungo, che sia leggermente più lungo della somma delle due palline sovrapposte. Una matita, delle spezie, io ho qui chiodi di garofano, anice stellato e pepe in grani nero. Questo lo potrete sostituire del tutto con bottoni, con decorazioni di Natale, con palline colorate, perché ci serviranno per fare appunto i bottoni del pupazzone, gli occhi, la bocca, quindi in questo sbizzarritevi. Se avete delle perline, se avete dei pisla, se avete qualunque cosa di piccolo da far appiccicare ai vostri piccolini, usatelo. E poi ho recuperato dei vecchi Natali, un vecchio rametto che usavo come decorazione dell'albero, da cui prenderò forse qualche bacca, vedremo, perché ha varie cose per poterlo impreziosire. Me lo metto qua vicino, poi se lo uso lo vedrete insieme, lo vedremo insieme. E naturalmente, tada, del cotone idrofilo, così a matassa. Quindi oltre al cotone idrofilo, un fiocchetto che io qui ho in raso, ma potete fare in qualunque materiale, cotone, grosgrain, lana, e dei piccoli filini di lana rossa. Io ne ho tre, in pratica poi dovrò stringere i capi della sciarpa e del cappellino con questi. Vedrete. Come prima cosa taglio la mia pallina di polistirolo per far sì che il mio pupazzo rimanga in piedi. E allora
accendo il mio macchinario per tagliare il polistirolo e cerco di andare veloce e dritta. Ok, e ne taglio una fetta in modo che poi la pallina stia in piedi. Bene, tutto questo è quello che dobbiamo fare con questo aggeggino, quindi se non lo avete, non compratelo ovviamente, io avendolo lo utilizzo, no? Lo sfrutto per una serie di lavori. Bene, a questo punto prendiamo la testolina e la misuriamo, vedete? Ta-da! Già c'è il corpettino, quindi prendiamo la nostra Vinavil, la apriamo, il nostro pennellazzo da battaglia, anche lui pronto all'uso, e il nostro cotone idrofilo. Prepareremo prima la testolina. Prendiamo un quadratino di cotone idrofilo e questa volta dovremo avere la cura di tagliarlo e provarlo sulla testolona del pupazzo. Io il mio è molto spesso, quindi lo sfoglio leggermente, vedete, tolgo un po' perché è troppo spesso e viene una testolona, quindi rifilo il tutto perché il troppo in questo caso storpia. E allora poi con mi aiuto con uno spiedo in modo che non, cioè, mi sporcherò lo stesso tutte le mani, ma faccio finta di no, e comincio a spennellare la colla su tutta la superficie della pallina. Stesa ben bene la colla, perfetto. Si poggia il nostro la nostra testolona e si stira il lenzuolino di lana fino a ricoprire tutta la superficie della testa senza formare grinze. Quindi ovviamente quando si forma la grinza sfilate via la lana. Ok, è la lana, il cotone idrofilo volevo dire. Quest'anno vi ho avvisato la natalite, quindi i tutorial di Natale sono parecchi. Spero che vi faccia piacere, ma molto presto riprenderà la normale e seria, anche questa è seria, comunque programmazione di Arte per Te. In questo periodo ci stiamo sbizzarrendo con cose che ci facciano stare in compagnia dei nostri piccoletti, no? E allora è così, bene bene, una volta che avrete accompagnato con la mano tutto il cotone idrofilo ad appiccicarsi, voilà, lo mettete un po' da parte. Se vedete che c'è troppo cotone idrofilo, tiratelo via, quindi passate sulla mano e appiattite, schiacciate bene bene e mettiamolo ad asciugare. Il cotone idrofilo che è rimasto non dobbiamo buttarlo via, ma adesso lo sfogliamo leggermente così e lo prendiamo dopo averlo sfogliato e ne facciamo delle dolcissime palline di varie misure, non tutte uguali, quindi palline più grosse e palline meno grosse. Diamo una forma graziosa, tanti fiocchetti di cotone idrofilo. E facciamo le nostre palline. Una volta che avrete raggiunto il numero di palline che vi sembrerà opportuno, cominciate ad attaccarle. Se volete fare questo lavoretto con i bimbi, allora vi consiglio mettere le palline spennellando con la Vinavil e quindi facendole attaccare ai bimbi. Se invece volete farlo voi, già siete grandicelli, volete farlo come pensierino, regalino, allora per una questione di celerità io vi suggerisco di farlo insieme, di farlo direttamente con la colla a caldo. Come prima cosa io tolgo la stecchetta che avevo infilato nella testolina e prendo la misura dell'altezza più un po',
taglio il bastoncino così. Ora. Quindi con la colla a caldo ne bagno l'estremità così, che vado a riinserire nel buchino che prima avevo fatto, ok, in modo da assicurare ben bene la testa. Dopodiché infilzo la testolina all'interno del corpo e anche qui metto prima un po' di colla a caldo, in modo che quando mi tremo la mano, quando la testolina arriverà giù in fondo così, rimarrà appiccicata alla rimanente parte del corpo, ok? Benissimo. Ora, se quindi siete grandi, potete procedere con molta cautela direttamente con la colla a caldo. E allora facendo come? Mettendo un po' di colla a caldo e ovviamente posizionando velocemente e senza bruciarvi i batuffolini uno dietro l'altro. Così, a poco riempite tutta la superficie della pallina. Con la Vinavil il risultato verrà nella medesima maniera, avrete sicuramente meno filamenti, i bimbi non si bruceranno sicuramente, quindi ci sono più pregi che non difetti nel lavorare con la Vinavil. Però per me, che devo farvi vedere come andare abbastanza speditamente, viene meglio farlo con la colla a caldo, perché con la colla a caldo invece si va veloci. Vedete? Piano piano il nostro pupazzo di neve prende forma. Continuiamo armonicamente aggiungendo pezzetti su tutta la superficie. Quindi qui, qui, uno più piccolino qui in mezzo, qui, osservate sempre l'insieme, qui, uno più piccolino qui, e proseguite su tutto. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you. A questo punto il corpo del nostro pupazzotto di neve è bello e pronto. Adesso è arrivato qui l'assistente di Babbo Natale. Merry Christmas! Ecco, adesso invece bisogna rifinirlo, quindi comincia la parte più divertente, come quando si addobba l'albero, no? Adesso cosa facciamo? Prendiamo innanzitutto il nostro calzino. Con il nostro calzino dobbiamo fare il cappellino del pupazzotto. E allora tagliamo, facciamo un taglio abbastanza basso, così, quindi una decina di centimetri, perché poi questo lo chiuderemo in quello che sarà il fiocco. E vediamo un po', qui volevo svoltarlo un attimo, così, vediamo. Ah, vieni caro, ti provo il cappellino. Oh, che carino! Non è fantastico? Va bene, prepariamo il cappellino per il nostro pupazzetto di neve. E allora, siccome l'ho tagliato così a crudo e non ho nessuna intenzione proprio di mettermi con la macchina da cucire a rifinire i bordi, se voi siete più bravi di me in questo fatelo, io sono pessima, proprio per me cucire è come una coltellata al cuore. Quindi cosa faccio? Sistemo un po' i bordini fissandoli con la colla a caldo in modo che col tempo non si sfrangino. Benissimo. Adesso invece
con uno di quei laccetti che avevamo preso prima, quei piccoli laccetti rossi, cosa facciamo? Io taglio la punta, così. E la apro. Dopodiché gli faccio un cappellino sbrex a questo. Faccio una serie di taglietti verticali, così viene anche il pompon. Ok, visto? Tutto sfrangiato. Quindi lo chiudo così, olè. Qualcuno me lo tiene, qualcuno? Grazie. Prendo un laccettino e lo chiudo proprio con un nodino fitto fitto. Zacchere. E poi taglio l'in più. E questo lo apro tutto così, frangioso. Carinissimo. Qui l'aiutante di Babbo Natale sorride, vuol dire che è carino. Ti piace un cappello così? Te lo faccio pure a te. Oh, oh, oh. Benissimo, benissimo. A questo punto proviamolo. Vediamo se sta. Tac. E sistemiamone l'altezza. L'altezza degli occhi e del viso. Così, quando reputeremo che sarà messo come ci piace, insomma, diamo due puntini con la colla a caldo per fissarlo. Allora lo corico così vedete meglio, quindi apro e così non potrà disubbidirci e togliersi il cappello e non prenderà freddo. Non lo fate coi bimbi questo, eh? Se è un'idea. No. Benissimo. Fatto ciò, adesso dobbiamo fare la sciarpona. La sciarpona invece la faremo con la lunghezza del calzino, che taglieremo proprio a metà e poi dovremo fare una furbata, perché il mio è un calzino piccolo, ma se avete le gambe lunghe e calzini lunghi non sarà necessario. Vedete che da questo lato il calzino è rifinito carino? Allora io faccio la seguente. Apro il calzino. Lo taglio a sua volta in due. Olè. Così molto semplicemente, senza fare troppi fronzoli, prendo e metto un po' di colla a caldo, quindi unisco l'altra parte, così, e faccio asciugare ben bene. E abbiamo una sciarpa bella lunga. Quindi la passo, che bello, sul collo del nostro pupazzotto di neve e fisso da prima qui dove mi piace che la sciarpa cada, quindi tac, uno, e poi giro attorno e la faccio cadere qui davanti. Quindi colla a caldo sulla sciarpa e tac, e si dà un colpetto, così lei rimane naturale perché è staccata, ma in realtà è ben assicurata. Poi se vogliamo essere proprio sicuri che questa sciarpa non si muova, anche dietro alla nuca spariamo un puntino di colla a caldo, così con questo calore il pupazzo, la cervicale neanche viene. E vabbè, e abbiamo fatto per adesso la sciarpina e il cappellino troppo sbrex, è troppo bello questo cappellino. Allora, benissimo, così abbiamo anche riutilizzato i calzini spaiati. Chi di noi non ha alla fine dell'anno almeno 7 paia di calzini spaiati? No? E allora vengo io a fare il bucato, così li avrete di certo. Allora...
Bene, a questo punto prendiamo tutto quello che ci serve per fare, per rifinire la faccia. E allora, i chiodi di garofano, il pepe nero in grani, l'anice stellato, la carta la carta vellutata arancione o qualunque carta arancione come vi ho spiegato all'inizio, e uno stuzzicadenti. Cominciamo subito con gli occhietti. Io li farò con dei chiodi di garofano. Due bei chiodoni di garofano, uno, ecco, e due belli grossi. Gli altri non li rimetto dentro, ovviamente, perché meglio sporcati. E infilzo dapprima con lo stuzzicadenti sulla facciotta del nostro pupazzo di neve, se no non entreranno mai e poi mai. Allargate un bel po', quindi uno, e infilate un chiodo di garofano. Uno. E la struttura proprio a castone del chiodo di garofano darà proprio la lucentezza agli occhi del pupazzotto. A castone intendo come un brillante incastonato, no, della montatura. Facciamo anche l'altro, aiutatevi con due, cominciate con uno piccolo così si buca meglio, ok? Quindi infilate uno spiedo, quindi infilate il chiodo di garofano. Attenti a non schiacciare la pallina del chiodo di garofano, se no vi si apre la spezia ed è finita così. Ta-da! Che occhioni sbrilluccicosi! Adesso manca il nasello. Adesso il naso è molto molto carino da fare. Prendiamo un pezzettino, vi dicevo ne serve poca davvero, una striscetta da un mezzo centimetro per 12, con uno stuzzicadenti spiccichiamo e poggiando sulla punta che chiuderemo così, cominciamo ad arrotolare la nostra pseudocarotina. Ok, stringiamo bene bene, facciamo in modo che lo stuzzicadente non si veda. Se per caso, come in questo caso, vedete, lo stuzzicadente non si è appiccicato, cosa facciamo? Bagniamo con un poco di attaccatutto con la caldo o Vinavil, tac, l'anima dello stuzzicadente, quindi rinfiliamola nella guainetta così di carta velluto, così starà al suo posto, e spezziamo. E cerchiamo il naso in giro per la stanza, quindi applichiamolo sulla e dopo averlo recuperato, grazie marito, puliamolo dell'eccesso di colla a caldo che esce fuori. Quindi prendiamo il nostro spiedo, decidiamo dove dobbiamo infilare il nostro nasello, buchiamo, zac, di nuovo un po' di colla a caldo per assicurarlo all'interno del polistirolo e velocemente infilatelo, zacla, e anche questa è fatta, la carotina è messa. Ora, se volete, possiamo fare anche il sorrisino con i grani di pepe. Allora, prendiamo dei granettini di pepe, mettiamo direttamente la colla a caldo o la colla che volete a mo' di sorrisone, e quindi molto 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 velocemente applicate le palline di pepe proprio a fargli fare un bel sorriso, e quindi il bel sorrisone è fatto con quattro palline. Ve lo avvicino. Ciao ragazzi, che bel Natale! Mi mancano i bottoni! Ora li facciamo. Adesso, invece, per abbellirlo ulteriormente,
agghindiamolo con due bei bottoncini che saranno dati dall'anice stellato, che ha una bellissima forma proprio a stella. E quindi mettiamo una stella qui, aspetta che centro la situazione, ok, una qui così e una più piccolina un po' più giù, la mettiamo qui e qui così, ed eccolo qua con due ramettini, quindi faremo le bracciottine. Quindi tagliamo i rametti con una misura che non le braccia, in una misura con cui le braccia non risultino troppo lunghe e troppo a spaventapasseri. Quindi da sotto la sciarpa qui facciamo un bel bucone da una parte e bagniamo sempre la punta con della colla a caldo, in modo che inserendosi rimanga anche attaccato, e inseriamo il primo dei due braccettini, uno, eccolo qua, e dall'altra parte buchiamo anche dall'altra parte, allargando bene il buchino e lasciandolo bene in evidenza riconoscibile, e inseriamo l'altro braccino così. Ne ho messo uno più lungo e uno più corto per vedere quale mi piace di più, e mi piace di più questo più corto, quindi questo ora lo estraggo e lo accorcio. Olè. E quindi adagio su la sciarpetta. Ciao a tutti! Ma non è ancora finita, manca il bastone del Natale, un bel bastoncione dove farlo appoggiare, anche questo ben agghindato appunto per le festività natalizie. E allora scelgo una bellissima stella di anice stellato. Ovviamente questo passaggio è facoltativo, non dovete fare tutti i passaggi, potete anche agghindarlo in maniera differente da come ho fatto io. Metto il fiocchino di cui vi parlavo prima, dalla decorazione che vi dicevo prima stacco il ramettino, quindi adagio con la colla a caldo il ramettino, tac, e lo faccio aderire ben bene, proprio a simulare un po' la scopetta, un po' il simbolo del Natale che è la bella. Poi su questa attacco con un punto di polla a caldo l'anice stellato, e così richiamo il motivo decorativo dello scialuppo, e voilà. E alla fine avvolgo il tutto con un bel fiocchettino. Io avevo questo fiocchettino che era già fatto da una confezione vecchia che sto riciclando, una confezione natalizia che sto riciclando, se no un fiocchettino insomma non ci vuole nulla proprio a farlo, ovviamente. E assicuro anche il fiocchettino, così sta fermo, con un po' di colla a caldo sul retro. Benissimo, quindi prendete la misura del vostro pupazzo di neve e del bastone, fate in modo che le due vadano bene assieme, quindi bagnate tutto il bastone sul retro di colla a caldo, bene tanto, e appoggiatelo una volta scelta la posizione sul vostro pupazzo di neve, così, e stringete forte per qualche minuto. Poi guardiamo il tutto e vediamo se va aggiunta qualche altro orpello decorativo o se ci piace così.
Benissimo, guardate che carino, guardate che tenero. E adesso vediamo, perché avevo intenzione di mettere, vediamo, prendo da questa decorazione sempre, ma queste sono tutte cose facoltative. Volevo vedere se aggiungere qui sul cappellino due bacche così. Le aggiungo? No, vero? Guardate. Come ci starebbero? No, qua mi fanno cenni di dissenso. Comunque, se volete potete agghindarle anche con dei pompon, insomma, quello che vi pare. L'importante è l'idea creativa. Poi, se volete essere super super rifiniti e volete mascherare anche il polistirolo alla base, vi ricordate la parte che abbiamo tolto? Bene, mettetevela innanzi, prendete un poco di carta velluto adesiva, ritagliate la forma esatta di quello che... aspettate, devo prendere un pezzo, ma anche questo naturalmente è totalmente facoltativo come passaggio. Quindi ritagliate la forma esatta del pezzo che avete tolto, anche perché questo è un pensierino di Natale secondo me troppo troppo carino. Homemade, ma non sembra, perché li vendono questi pupazzi a 8, 10, 15, 20 euro, li ho visti ovunque, e quindi meno curati di questo, meno senza tema di... meno curati di questo, meno fatti con amore di questo. E appiccicate quindi il tondino per rifinire anche la parte inferiore. Il vostro regalino è pronto, la vostra decorazione da mettere sotto l'albero è pronta, accanto a delle candele, ve l'immaginate, illuminato dalla luce movimentata della candela, è troppo troppo carino, ne vado orgogliosissima di questo pupazzotto di neve. E tra l'altro emana un profumo spettacolare, perché l'anice stellato e il chiolo di garofano emanano l'essenza della spezia, quindi provate a farlo, sarà un pomeriggio divertente da passare insieme ai vostri bimbi e vi terrà compagnia per i futuri Natali. Io vi lascio le foto e poi ci vediamo di là per chiacchierare un altro pochino. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go. Avete visto che bello il pupazzo di neve? È veramente veramente una gioia per gli occhi. Farne di tante misure, metterli magari in fondo all'albero o come decorazioni della casa, inframmezzati da candele, vedrete che bell'effetto. Oh, mi raccomando, le candele a una certa distanza, sennò va a fuoco tutto, fate un falò. E allora, state attenti, perché questa non è neve vera, ma è cotone idrofilo. E spero che questo video vi sia piaciuto. Aspetto i vostri commenti, aspetto sempre i vostri suggerimenti, aspetto sempre di chiacchierare con voi sia qui, quindi commentate se non riuscite, vuol dire che ancora non l'avete fatto l'account Google Plus, quindi se volete commentare i video di YouTube, non solo i miei, i video di YouTube, dovete passare prima dal principale Google Plus, fatevi un account e poi potrete commentare, ed io, se avrete le impostazioni aperte con la possibilità di commento da parte di chiunque, potrò a mia volta rispondervi. Quindi se non vi rispondo, chiedetevi il perché, andate a vedere sulle impostazioni e capirete che non si permette alla risposta con le vostre impostazioni, quindi modificatele e la risposta arriverà. Se è tardo nella risposta però non demordete, passate dalla pagina Facebook e parlatemi direttamente lì, lì ci sono sempre, è facile parlare con me, quindi è un modo anche più immediato per stare insieme. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che i pupazzi di neve abbiano divertito i vostri bimbi e buona preparazione al Natale. Da Ombretta e da Arte per te è tutto e ci rivediamo alla prossima!